l'area attuale del Parco di Mutorco è diversa rispetto a quella che poteva essere considerata l'area storica del Parco di Mutorco. Ormai del parco si chiama parco, ma è un parco agricolo. Parco agricolo perché tende di salvaguardare quelle aree agricole che sono interstiziali tra i vari paesi, tra i vari comuni. Questo parco che è stato costituito è composto attualmente da 7 circa. È nato nel 1999, se non mi sbaglio. Sì, mi pare di sì. In settembre. E attualmente si sta estendendo verso Desio, quindi c'è la probabilità che questo parco tenda a estendersi verso Desio. Va praticamente da Cinisello, è il comune diciamo più a sud che entra in questo parco, poi c'è Paderno Dugnano, c'è Nova Milanese, c'è Muggiò, c'è Varedo, ne dimentico qualcuno, si estende praticamente in direzione sud-nord, sulla destra del Seveso. E soprattutto ho letto che è un po' un collegamento tra i parchi, perché sta tra il Parco Nord, il Parco delle Groane e comunque il Villoresi porta fino al Parco di Monza. Sì, il Villoresi collega un po' il Parco delle Groane e il Parco di Monza, in mezzo c'è questo Parco Rugno Torto che ha caratteristiche un po' diverse rispetto al Parco di Monza, che è un parco giardino. Il Parco delle Groane è un parco diciamo anche con caratteristiche molto diverse rispetto a quello del Rugno Torto. Il Rugno Torto è un parco agricolo, c'erano i contadini, c'erano i campi, c'erano le cascine, che adesso poi vedremo Cascina Messa, poi dopo vedremo Cascina Messa, che è una cascina anche delle più importanti. Purtroppo ci sono anche delle cascine, Cascina Invernizia a Cusano, che attualmente ho sentito che ha smesso l'attività da un po' di tempo perché purtroppo non ci sta più dentro. E il tentativo di questo parco è di salvaguardare queste aree verdi, agricole, valorizzandole, e speriamo che ci sia questa volontà da parte di tutte le amministrazioni comunali, che come sappiamo con fatica, perché si guadagna molto di più a darla per costruire che a tenere, sì, per parte di un parco regionale. Ma ci sono già delle idee, c'è un'idea per questo, ci sono delle idee. Parco regionale, allora non si tocca veramente più. Ci sono delle idee, qualcuno ad esempio ventila l'ipotesi di poterlo agganciare al parco nord. Anche perché dopo che è stata costruita la passerella sopra l'autostrada, il Parco Nord si collega con Viale Buffoli, in fondo Viale Buffoli troviamo praticamente il limite sud del Parco di Mutorco, e a quel punto lì si aggancerebbe il Parco di Mutorco. Anche il Parco della Balossa potrebbe essere agganciato a questa struttura, diciamo, però è ancora tutto da capire, è ancora tutto da pensare.